un'altra iniziativa nell'ambito di una serie di iniziative che abbiamo sintetizzato come il mese della legalità, nel mese che ci porterà il 23 maggio al trentennale della morte, della strage di Capaci, ed è un anniversario importante che va ricordato per lanciare un messaggio a questi ragazzi, ai nostri ragazzi, intanto contro la cultura mafiosa. Ieri abbiamo ricordato la figura di Peppino Impastato, oltre che la figura di Aldo Moro ovviamente, Peppino Impastato che ha sacrificato la sua vita per la sua lotta contro la mafia, per la tutela degli ultimi, per la lotta alla sopraffazione. E i ragazzi devono capire che la mafia non è circoscritta in una parte del territorio. Abbiamo suonato i 100 passi in Piazza Martiri e ciascuno di noi deve pensare che la cultura mafiosa può annidarsi sempre a 100 passi da noi. Ecco perché dobbiamo tenere alta l'attenzione, dobbiamo combatterla sempre ovunque e dobbiamo lanciare un messaggio a loro, prima di tutti, che devono sempre scegliere sempre di stare dalla parte giusta. Queste giornate servono sempre, anche se si dovessero ripetere le stesse cose per 10.000 volte, perché è fondamentale che i ragazzi conoscano il passato e il presente di questo paese, e quindi poi sono loro che saranno la base per la nostra vita futura, la comunità del futuro, quindi è necessario che loro sappiano quali sono i problemi del recente passato, che si ripercuotono comunque anche sull'oggi, perché parlare delle mafie non significa parlare al passato, significa parlare al presente, facendo capire le differenze e le evoluzioni del fenomeno che nel corso dei decenni si sono verificate.